Allora, la Crazy Channel Production presenta il film più atteso dell'anno. Dalla regia di Angelo Pippitone di Man in White 1, Spider Dog, Batcat e in arrivo Rocco 4. Fantastica storia di Rocco, un pugile promettente ma incompreso alla ricerca della cintura di campione dei pesi piuma. Dai, oh, se Rocco e i fantasmi si spostano verso la loro destra, no, verso la loro sinistra, così va benissimo. Ok. Ce la farà Rocco a battere il suo rivale di sempre, Iman Serpente? Ce la farà? Ma secondo voi ce la fa la plastica? C'ha le palle secondo di me, sì. Dopo mille scontri, i due rivali di sempre, Rocco Bilboa e Iman Serpente, decidono di sfidarsi nell'incontro più esilarante della storia del pugilato. Eccoli qua. Eccoli qua. E inizio. Chi la spunterà? Ma secondo me Rocco. Ce la fa la secondo di plastica? Chi la spunta? Oh, no, no, no. Tutti per Rocco. Allora, sono preparati a lungo. Sì, veramente a lungo per questo evento. Rocco Bilboa è arrivato fino al Monte Bianco combattendo il freddo e le vertigini per vincere il match. Il freddo, mentre il russo Iman Serpente si è allenato a Las Vegas tra i migliori casinò con il suo amico di sempre Mike Tyson, da una figa a un'altra. Ah, tra l'altro io vorrei ricordare che la sigla, la colonna sonora di questo film è fatta da Eminem, eh. Mica, sì, Y'all act like you never seen a white person before. Jaws on the floor like hell and Tommy just burst in the door and started whooping her ass first and before. Passiamo, ci siamo. È la sera del grande incontro. Ebbene, primo round. Iva il Serpente comincia subito, è rapido, agile, a colpire il suo rivale. Ma dove siamo? Siamo a Las Vegas, si capisce? Posso? È un posto da grandi occasioni. Ma dove sono io? È Palace. È finissimo di gente, non c'è nessuno praticamente. Ah, ecco qua. Ecco, i due incominciano a darsene, di santa ragione. Secondo round, Rocco tenta una ripresa, ma non c'è storia. Non c'è storia. Iman il Serpente ce l'ha sempre. È troppo avanti. Ragazzi, state ma non è così tanto basso, ragazzi. Dai, tagliere di santa ragione. E ci siamo dentro anche noi, bellissimo. Vai Rocco! Siamo i primi fans. Vai Rocco! Colpisci quelli in centro! Vai Rocco, colpisci quelli in centro! Vai Rocco! Bene, 14esimo round, Rocco le prova tutte, ma ormai no, è alle corde! No, siamo al 14, il 13, il 14, allora, l'abbiamo saltato, calmi, di brutto, vai. Andiamo avanti, è bellissima la scena di Rocco che sta guardando negli occhi Iman il Serpente. Parole magiche, dagli sotto Rocco. Arriva una telefonata per Iman il Serpente. Iman, da Rocco qua. Sta praticamente arrivando una telefonata. Mi dicono che Mike Tyson ti ha preso tutto quanto al casino. Non so. T'ha rubato tutto, tutto quello che hai vinto al casino te l'ha rubato. Rocco, spaccalo Rocco! E Rocco si deve vincere! Microfono dagli dentro! Ha vinto Rocco! È possibile perché in questa scemenza totale ha vinto Rocco che mi sembra più un vecchio. Devo dire che si sta bene qua, se è meglio al fresco. Ho vinto! Hai vinto, sei il campione, bella Rocco! Com'è possibile che un attore tra il film, cioè da film esce tra nel nostro studio? Com'è possibile? Perché questa è l'evoluzione, capito? Siamo ormai nel 2000. Alice Live! Alice Live! Webcam! Vai zitto! Allora? Quando sono venuto qui? Rocco? Rocco, non hai niente da dire. Se va verso la sua destra? Non hai niente da dire, è un discorso da fare, è qua un sacco di fans. Hai vinto? Quindi ho vinto e devo fare il discorso. Vai Rocco. Vai. Se me lo ricordo. Vai Rocco. Vai Rocco! Vai Rocco! Rocco pari. Vai Rocco. Vai Rocco. Quando sono venuto qui? Più indietro Rocco. Rocco. Più forte Rocco. Quando sono venuto qui? Ecco. Babbo. Le cose. Vai Alessio di Natale Rocco. Vai avanti! Vai Rocco! Faccio stile. Vai! Le persone mi guardavano male e io non sapevo niente. Alza la voce, Rocco! Le persone
Mi guardavano male, a me mi guardavano il pacco male. Oh, sì. Era fa. E non sapevo come reagire. Quindi, dopo l'incontro, molte cose sono cambiate. Dai, quello che loro provavano nei miei confronti, ora lo provo io nei loro. Odio puro. Come odio? Come? Io li odio. Vai, Rocco, che però dopo questo avvincente scontro che mi ha visto campione campione, le cose sono cambiate, io sono cambiato, voi, la casa, loro sono cambiati. Amore, ciao. Quindi se io cambio, voi cambiate, tutto può cambiare. Bravo! Dei pesi piuma e va via con la sua Adriana. Ma che splendore! Bello, che bello, 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 bello. Splendore.